Ciao, sono Piero Zampieri, sono la terza generazione di panificatori presenti nella provincia di Latina. Vi parlo dal mio punto vendita a Sabauia, nato grazie all'antica tradizione tramandata da mio nonno che nel dopoguerra, parlo della seconda guerra mondiale, tornando dalla Russia, imparò in Alta Italia a fare il mestiere del panificatore. Dopodiché nel lontano 1964 decise di affacciarsi nel mondo dell'imprenditoria e quindi aprì il suo punto vendita a Latina, a Santa Maria Goretti, ancora oggi aperto, e da lì poi si sviluppò la rete dei forni Zampieri in tutta la provincia di Latina, fino ad arrivare qui a Sabauia, dove, come dicevo prima, siamo presenti dal 1999. I nostri prodotti, i principali e più venduti, sono il pane agli otto cereali, fatti con la farina di avena, farina di segale, semi di lino, fiocchi d'avena, semi di sesamo. È un pane molto particolare, nel senso che è impastato con un lievito madre, fatto con una farina tipo 2 macinata a pietra, una farina con grani autoctoni presi qui da un molino di zona, e lo consiglio vivamente perché comunque, oltre a durare tanti giorni, è molto digeribile come la nostra pizza ad alta idratazione, a lunga lievitazione, con la quale abbiamo sviluppato diverse ricette molto apprezzate dai nostri clienti. La nostra ricetta più buona è la pizza rossa e la pizza con la mortadella burrata a pistacchio, mortadella burrata e pesto alla genovese. Ma ne facciamo tantissimi altri di prodotti. Alcuni di questi sono il pane alla curcuma e il pane low carb, che è un pane che ha il 90% di carboidrati in meno. Lo consiglio vivamente, specialmente per gli sportivi e per chi fa palestra. Oltre a questi prodotti paneari, abbiamo iniziato da poco con la produzione dei cappelletti fatti in casa, fatti da mamma Irma, fatti anche con molta passione e amore. E la ringrazio molto perché ha trasferito questa tradizione proveniente dalla sua famiglia e l'ha riportata qui nel nostro punto vendita. Il mio sogno è far conoscere il nostro mestiere, specialmente la lavorazione del pane fatto a mano e non industriale, in tutto il mondo. Intanto abbiamo aperto il secondo punto vendita a Pontigna, perché pensiamo che nel nostro piccolo siamo un'eccellenza del nostro territorio.